Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Vi ricordo che siamo sui canali social di Per Sempre News, seguiteci come sempre numerosi. Oggi è un piacere avere di nuovo in studio l'amico, il rugbista, l'esperto di rugby, il giornalista, lo scrittore Nicola Manna. Nicolo Scoglio, ciao, come stai? Ciao Massimiliano, e grazie per la magnifica presentazione che mi hai fatto. Sono tutti titoli, ti posso assicurare, che sono conquistati sul campo. Alcuni, diciamo, perché vengono soprattutto dalla passione. Io sono onorato questa mattina di ritornare in trasmissione con te. Per il passato abbiamo fatto delle belle cose, abbiamo raccontato tra aneddoti, storie e tante altre cose collegate a questo meraviglioso sport che ci accomuna, cioè il rugby. Faremo tante altre. Allora, notizia bellissima, sicuramente per gli appassionati. È ripartito ufficialmente il rugby a Pomigliano. Il campo Giuseppe Leone, ricordiamolo, struttura già in passato e che era stata destinata al rugby, finalmente ritorna al rugby. Ci sono anche altri sport sopra, ma abbiamo finalmente un campo destinato all'attività del rugby. Ripartiamo questo sabato, segnatevelo, 9 ottobre, quindi sabato prossimo, dalle 10.30 alle 12.30, con il secondo Open Day. Ragazzini da 4 a 15 anni, tutti insieme, perché il rugby è di tutti, sul campo Giuseppe Leone. Bene Massimiliano, ti ringrazio per aver annunciato questi grandi avvenimenti che sicuramente avranno la partecipazione di tanti bambini, di tante bambine, accompagnate dai loro genitori, dai loro nonni, come già è avvenuto nel primo Open Day. Però io voglio cogliere l'occasione per raccontare, anche perché il rugby sono storie di vita, sono storie che servono per fare esperienza, raccontare anche la meravigliosa avventura che stiamo vivendo noi giovanotti bitrentenni a Pomigliano. Tutto nasce nel mese di dicembre dell'anno scorso, quando contemporaneamente alla celebrazione dei 50 anni della costituzione del famoso gruppo sportivo rugby Pomigliano, decidemmo di premiare unitamente all'amministrazione la figlia di un rugbista, e rugbista anch'ella, perché il rugby si trasmette per blasone anche ai propri figli. Serena Piccolo, che usciva da un momento difficile perché colpita da una malattia rara, e intorno a lei si era creata una grande solidarietà, soprattutto da parte della squadra di rugby, ma anche della federazione, di tanti volontari. Alla fine Serena esce brillantemente da questo periodo buio, perché aveva trovato un prelievo, aveva trovato del materiale che era compatibile con la sua, proveniente da un donatore tedesco. Così decidemmo di partecipare, di fare questo momento di solidarietà, ma anche per ritornare un poco tutti quanti insieme. La neo amministrazione, con il neo sindaco Gianluca Del Mazzi, vice sindaco Edoardo Riccio e l'assessore allo sport Rosanna Genni, lanciarono una sfida. Si disse: ma com'è possibile che a Pomigliano, che vanta questa tradizione meravigliosa, fatta di tanti campioni ma anche di tante soddisfazioni, e che ha rappresentato all'interno della città un simbolo, possibile che questo sport meraviglioso non riesca più ad appassionare i cuori dei pomiglianesi e di tante altre persone che dei comuni vicinori? Ebbene, noi accettammo la sfida. Nel giro di poco tempo ci siamo costituiti, abbiamo iniziato a frequentarci, e da momenti ludici
abbiamo avuto una prima concessione del campo da rugby. E devo dire la verità, da allora abbiamo iniziato un percorso di cittadinanza attiva vero, perché la struttura era in condizioni fatiscenti, era impraticabile, era stata deturpata, non si poteva più giocare a rugby su quella struttura. Ebbene, con lo spirito che ci ha sempre animato, i rugbyisti sono abituati a lottare, a stare insieme, a fare delle grandi battaglie, perché poi bisogna fare la meta. Oggi, a valle di tutto questo lavoro, e io, come dire, vorrei fare un elenco interminabile di persone che quotidianamente stanno lì sul campo a falciare l'erba, a pitturare, a fare qualsiasi tipo di a fare tante belle cose. E vi posso assicurare che abbiamo tentato già di fare come lo vogliamo chiamare, una sorta di incontro, che oggi si usano questi termini molto più moderni, il famoso touch rugby, con varie società, Santa Maria Capua Vetere e altri. Alla fine è uscito meravigliosi due tempi di gioco, ma quello che è indimenticabile, come sempre, è il terzo tempo, quello dove noi anziani, noi persone che hanno superato il tempo di poter fare attività agonistica attiva, diventiamo i veri protagonisti, e lì veramente siamo stati Diciamo che vittoriosi. sul campo c'è tanto movimento. La settimana scorsa Sì, c'è stata oggi un'amichevole, iniziamo. scusa, Nico, scusa, c'è stata un'amichevole Under 19 con gli amici dell'Amatori Rugby la settimana scorsa. Anche quella è una cosa molto importante. Il primo Open Day di 15 giorni fa, dove abbiamo avuto il piacere di conoscere il presidente Giacchino Gammella, il presidente della Fondazione Infanzia di Pomigliano d'Arco, il quale ci ha promesso tanta collaborazione, tanti bambini non soltanto a giocare, ma anche a fare didattica sul campo. Allora, hai detto bene. Io voglio dire una cosa. Per noi è un motivo di orgoglio adesso avere quella struttura e in quelle condizioni. Abbiamo un manto erboso ormai quasi in perfetta forma, e siamo orgogliosi di mettere a disposizione quella struttura alle altre società, perché il rugby è soprattutto solidarietà, è stare insieme, è aiutare chi è in difficoltà. E allora queste cose noi non le annunciamo solamente, noi siamo abituati a praticarle. Ci sta qualche società che ha difficoltà con la propria struttura per tante ragioni. Ebbene, noi queste società le accogliamo a braccia aperte, perché quel campo nato per il rugby e per il gioco del rugby, su quel campo va praticato il gioco del rugby. E allora. Abbiamo momenti un po' stretti. Io vorrei ricordare anche un'altra cosa. Abbiamo citato gli amici del Santa Maria Capua Vetere, abbiamo citato gli amici dell'Amatori. Non dimentichiamo gli amici della Partenope, grazie ai quali abbiamo potuto fare 15 giorni fa, quindi pochissimo tempo fa, il primo Open Day. Nico, siamo in tempi strettissimi. Altre Allora, i due. tempi strettissimi mi impongono di dire alcune cose fondamentali. Il nostro presidente Ciccius Romano è in contatto con i presidi delle scuole di ogni ordine e grado, con i quali si sta creando un bel rapporto sinergico. In tempi brevi speriamo che si riescano a chiudere degli accordi di programma, in modo tale da fare che si crea direttamente questo passaggio dalla scuola verso il campo da rugby, e successivamente creare poi le condizioni per poter fare tutte le altre tipi di attività collegate al gioco del rugby. In più, come prima ricordavi, Pomigliano vanta una esperienza amministrativa istituzionale unica. Abbiamo
la Fondazione Pomigliano Infanzia, che ha tanti tanti bambini e con i quali il neo presidente, il dottor Gioacchino Cammella, figlio di Saverio Cammella, ex milione del rugby pomigliano, ha ereditato evidentemente anche lui i geni di questo meraviglioso sport. Con lui stiamo creando una sinergia affinché i bambini di Pomigliano, a partire dai 5 anni, possano fare una pratica sportiva all'aria aperta su un campo da rugby e soprattutto stare insieme, perché è lo scopo fondamentale di questo sport, è quello di creare, di formare futuri donne e uomini che abbiano dei riferimenti ideali, ma che abbiano anche, come dite, una educazione basata sui grandi principi della solidarietà, della, stare insieme, della compagnia, dell'altruismo. Ebbene, questi valori li può trasmettere solo il rugby, quello sport che tutti quanti noi amiamo e che spero, nell'ambito, di poco tempo, possa attecchire, come era una volta, anche nei cuori, dei giovani e meno giovani pomiglianesi. Assolutamente d'accordo con te e soprattutto spirito e soprattutto collaborazione, squadra, ma soprattutto amicizia. Questo è il rugby. Volevo dare due notizie per chi non ne fosse ancora a conoscenza. Vi ricordo che la nostra nazionale femminile da poco si è qualificata ai prossimi mondiali che si giocheranno nel 2022 in Nuova Zelanda, risultando prima al torneo di qualificazione europeo. Seconda la Scozia, andrà questo inverno a fare il ripescaggio. Sono fuori la Spagna, ma soprattutto l'Irlanda. Non ci si credeva, ma l'Irlanda femminile a questo campionato del mondo non parteciperà. Altra notizia molto importante che so che tu segui spesso e volentieri: abbiamo il top 10 sulla Rai Sport. Finalmente ha deciso di seguirci, il massimo campionato italiano. Vi ricordo tutti, o il venerdì o il sabato sera in anticipo alle 20:30, uno dei migliori match dei 5 che vengono giocati in top 10 saranno trasmessi da Rai Sport. Così come lo United Rugby Championship è seguito da Mediaset 20 e Sky, che segue le nazionali sia la femminile che la maschile, che addirittura l'Under 20, Coppe del Mondo, Sei Nazioni e tutto il resto. Finalmente sto rugby lo stiamo seguendo. Veloce, veloce, Nico. Allora, velocissimamente, sui titoli di coda volevo ringraziare un'altra persona molto molto amica del rugby, il presidente della polisportiva comunale della città di Pomigliano. Questa struttura istituzionale che ufficialmente ha in gestione il centro sportivo è riuscito in pochissimo tempo a superare tutte le pastoie burocratiche e a creare subito una collaborazione con il gruppo sportivo Rugby Pomigliano. Noi speriamo che per il futuro. Nicola, ti ringrazio a tempi strettissimi, sempre un piacere Speriamo che vederti. per il futuro questa collaborazione con la polisportiva, con il comune di Pomigliano, si rafforzi sempre di più, ma questo per andare avanti. Ma soprattutto io voglio fare un appello ai genitori, ai bambini, venite sul campo da rugby, calpestate il manto erboso a piedi nudi, troverete delle sensazioni meravigliose, perché respirare aria pura, respirare un ambiente familiare, accogliente, fatto da persone competenti e soprattutto persone disponibili a qualsiasi miglioramento che venga richiesto, io credo che sia questa un'occasione da cogliere al volo. Per cui, cari genitori, portate i vostri bambini sul campo da rugby. Sabato abbiamo un'altra grande occasione e successivamente, il 23, ci sarà la conferenza programmatica dello sport a Pomigliano che ospiteremo sempre sul campo da rugby, perché io credo che da quella struttura
veramente si possa ripartire. Usciamo dal Covid, riprendiamo la socialità, ripetiamoci, tocchiamoci, placchiamoci, siamo insieme. Viva il rugby! Assolutamente, grazie Nicola, sempre gentilissimo, ci ti prepari in 5 minuti, ci vediamo sabato sul campo, ci sarò anch'io, Ciao, alla prossima. ci siamo, in bocca al lupo e tanti saluti ovali. Vi ricordo che siamo sui canali social di Per Sempre News, seguiteci, seguiteci, seguiteci come sempre numerosi. Saluti ovali a tutti, grazie Nicola. Questo programma è stato offerto da...